Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con Alto Valore, la rubrica di informazione con cui di settimana in settimana affrontiamo temi di economia, finanza, attualità e non solo. In questa puntata parliamo di passaggio generazionale nelle aziende. Di cosa si tratta? Guardiamo il servizio. Le piccole e medie imprese a gestione familiare costituiscono una fetta importante dell'economia europea. Nei prossimi 20 anni almeno 800 miliardi di euro di patrimonio mobiliare, immobiliare e o aziendale saranno interessati dal trasferimento dalla generazione dei nati dal 1946 al 1964 a quella dei nati dal 1980 al 2000. Le piccole e medie imprese impiegano l'82% dei lavoratori e rappresentano il 92% delle imprese attive. Spesso sono gestite da una figura chiave da cui dipende il destino dell'intera impresa. Affrontare per tempo in modo graduale l'inserimento di altri membri della famiglia o di manager è necessario per la sopravvivenza della stessa impresa. La pandemia ha acuito la necessità di non rimandare oltre questi temi. È importante dunque considerare il ricambio generazionale non come un evento, ma come un vero e proprio processo. Un tema delicato che affrontiamo dunque insieme a Pierluigi Milantoni. Benvenuto. Grazie, buonasera. Consulente aziendale e cofondatore di Alto Valore, perché si tratta di un tema così complicato? Quello del passaggio generazionale, in effetti, diciamo, è un tema che ormai abbiamo discusso nel tempo tantissime volte, quindi un po' fritto e rifritto, no? Come possiamo dire in questa maniera qua. Però oggi è necessario riprenderlo in mano, perché la complessità sta ancora aumentando, quindi è diventato ancora più complesso di prima fare questo passaggio da padre in figlio. Negli ultimi anni poi è inutile, insomma, negare che sì, questa necessità si è veramente acuita, ma insieme ad essa anche le complicazioni affinché questo processo avvenga. Sì, cioè sostanzialmente che è successo? Mentre prima della pandemia, o meglio, cioè il fenomeno della pandemia ha portato l'Europa a spingere tantissimo nella modernizzazione delle nostre aziende, investendo tantissimo in digitalizzazione, in economia circolare, risorse umane, tutte tematiche in più che vanno ad aggiungersi alle tematiche precedenti del passaggio generazionale. Mentre prima il padre doveva semplicemente, tra virgolette, che era già complesso, trasferire al figlio il prodotto, come era fatto, qual era le tipologie, quali erano i punti di forza dell'azienda, il mercato, la produzione, un attimo di controllo e gestione, oggi questo non basta più, perché parliamo di situazioni in cui entrano dirompenti questi fenomeni, da digitalizzazione con la robotica, l'economia circolare, con tutto il discorso dell'ambiente, il discorso delle risorse umane che si è complicato ulteriormente ultimamente. Quindi è importante capire che i figli degli imprenditori si trovano di fronte a delle situazioni ancora più complesse di prima da affrontare. Ti faccio un esempio un po' più concreto per entrare proprio nel vivo del discorso. Stiamo adesso accompagnando un'azienda verso il passaggio generazionale. Abbiamo all'interno di questa azienda, bella azienda, fattura sui 10 milioni di fatturato, quindi insomma un'azienda di medie, piccole e medie dimensioni, strutturata e va molto bene, i ragazzi sono veramente in gamba, sono due figlioli, uno ingegnere, l'altro comunque, a parte i titoli di studio, comunque sono veramente bravi e pronti ad accogliere le novità. Stavamo parlando con loro, eravamo in riunione, eravamo in collegamento con Porto, da dove eravamo collegati con un nomade digitale, Matteo Mirabella. Allora, questi nomadi digitali sono questi ragazzi che vanno in giro con il computer e lavorano da fuori. Lui si occupa di digital marketing, non so se te lo ricordi, Matteo, l'avevamo già intervistato. Assolutamente, in pratica un lavoro che è possibile ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Lui ha una società comunque, no? Quindi non è da solo, quindi ha altri componenti e si occupa proprio di vendite tramite social. E così parlavamo di lead generation, cioè la generazione di contatti affinché l'azienda possa vendere a nuovi clienti. In quel momento entra il padre, adesso la battuta, però per capire un po', no, il discorso, e dice, ma cioè, bit generation, no, bit generation,
non è, è un'altra cosa. Cioè lui praticamente, questo per dimostrarti come ormai noi siamo anziani, siamo legati alle vecchie metodologie, no? La Beat Generation era quel movimento giovanile, lui pensava che la Lead Generation fosse la stessa cosa, certo. No? Però dei giovani di oggi, nella realtà non è così. E quindi ecco che i ragazzi di fatto, quindi lui è uscito subito da dove eravamo in convegno, e con i ragazzi abbiamo continuato. Quindi una volta era più semplice perché comunque sia, se l'imprenditore aveva capacità e comunque voglia di arrivare, riusciva sicuramente, lavorando duro, con impegno, quindi tanto di cappello, a far sì che l'azienda venisse fuori bene. Sì. Adesso è ancora più complesso, perché i ragazzi, oltre a fare quello che facevano i padri, dovranno prendersi cura di tutte queste situazioni particolari. Se vuoi, non ti faccio pure un altro... una puntata intera, ma quali potrebbero essere quindi le soluzioni? Sì, le soluzioni, diciamo, sono sempre le stesse. Il problema qual è? Che il carico di impegno che oggi un imprenditore deve prendere sulle sue spalle non è più possibile gestirlo in maniera individuale. Quindi, prima cosa, come dico sempre, dimensione. La dimensione può essere fatta per linee interne, ma anche per linee esterne. E quindi il consiglio è quello comunque di pensare anche ad aggregazioni. Perché? Perché questo porta anche ad avere delle risorse necessarie e sufficienti per managerializzare l'azienda. Quindi in questa maniera qua, se noi mettiamo dentro dei manager, abbiamo un supporto, però ci vogliono risorse finanziarie. Grazie per Luigi Milantoni per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi. E passiamo adesso al prossimo ospite, con cui parliamo delle ultime novità sul tema del lavoro. Con la legge di bilancio 2023 tornano i voucher, ma in una versione diversa. Vengono infatti eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa, in particolare per alcune prestazioni stagionali nell'agricoltura. Nessuna variazione invece circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS. Il legislatore ha inteso potenziare l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale ridimensionate nel 2017 rispetto a un utilizzo ipertrofico e borderline posto in essere in precedenza, snaturandone di fatto lo scopo voluto e che lo aveva introdotto nel 2003. Basta solo ricordare dei numeri: nel 2015 i voucher utilizzati erano stati 134 milioni rispetto ai 2 milioni del 2003. Quali sono dunque le novità? Parliamo di lavoro, lo facciamo con Simone Carotti, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Consulente del lavoro e titolare dello studio Carotti e Associati, quali sono le ultime novità sui contratti di lavoro? In materia di lavoro abbiamo avuto in questi ultimi periodi, quelli diciamo di ripresa dal Covid, quindi l'ultima parte dell'anno 2022, l'inizio del 2023, parecchi cambiamenti. Intanto il contratto individuale di lavoro, quello che è proprio la, diciamo, la lettera di assunzione, è diventata molto più doviziosa di particolari, cioè bisogna inserire più particolari, come l'orario che non si può scrivere quello aziendalmente stabilito, bisogna scrivere bene dalle alle. Poi bisogna mettere le ferie, i periodi di preavviso, quindi tutto ciò che prima era stabilito contrattualmente e si rimandava quindi al contratto collettivo, molti di questi elementi sono entrati dentro la lettera di assunzione, complicandola oltremodo, ma probabilmente rendendo più chiari alcuni parametri. Questa è la prima grossa novità. Poi abbiamo altre novità in materia di agevolazione contributiva, quindi ci sono dei nuovi contratti che possono essere agevolati, anche altre novità in materia di contratti parasubordinati autonomi e per ultimo l'introduzione dei voucher. Voucher, può spiegare meglio di che cosa si tratta? Sì, è una tipologia di lavoro che avevamo incontrato fino al 2018, poi erano state soppresse. Esatto. Il voucher praticamente è stato ripristinato ed è valido per la prestazione occasionale, cioè quella prestazione che dura pochi giorni. Il compenso non può essere più alto di 2.500 euro per la persona e l'azienda può fare fino a un massimo di 10.000 euro di voucheristi.
è ovviamente fatto per una persona che conosce il mestiere, quindi che non che deve imparare, che è autonomo nello svolgimento di questo mestiere, e questa particolare lavorazione non deve essere quella principale dell'azienda, ma una lavorazione accessoria, una lavorazione saltuaria e appunto occasionale. Il funzionamento tecnico è molto semplice, un po' meglio delle vecchie prestazioni occasionali, per il fatto che l'azienda prima fa il pagamento all'INPS, quindi prima paga una somma. Poi, nel momento in cui fa la pratica del voucher e assegna una certa cifra al proprio lavoratore dipendente, l'INPS fa appunto l'aggancio della cifra ricevuta con i dati del lavoratore e paga il lavoratore. Come lo paga? Lo paga naturalmente con un bonifico su un suo IBAN, il lavoratore prima avrà scritto tutti i suoi dati, e ne trattiene circa il 25%. Questa trattenuta del 25% ovviamente va per quello che è quello che possono essere i contributi e le tasse, quindi il 75% della somma versata il lavoratore lo percepisce tranquillamente a fine della prestazione. Direi che per tutti quei lavori saltuari, corti e abbastanza improvvisati diventa importante e diventa secondo me molto molto utile. Una sorta di gettone, ecco. Sì, esatto, una sorta di presenza, gettone di presenza, esatto. Quando può essere utile ad un'azienda un professionista come te per l'adeguata scelta del contratto e la sua gestione? Ecco, questo è molto importante perché fondamentalmente quello su cui un po' cadono le aziende è, ne abbiamo parlato altre volte, ma adesso con tutti questi cambiamenti diventa ancora un po' più rigido, è il fatto di venir richiesto il contratto meno costoso, no? Ed è chiaro che per esempio un voucher, avendo solo un ricarico del 25% e non del doppio come un rapporto di lavoro dipendente, il voucher può essere un contratto abbastanza desiderato, ma dobbiamo considerare che il metodo è imposto dall'oggetto. Cioè, a seconda di che lavoro si tratta, gli devo dare il contratto giusto. Ovviamente poi il costo del lavoro in Italia è elevato e quindi il contratto definisce un costo del lavoro che può essere anche percepito come tanto, ovviamente. Però il consulente, un consulente professionale che si informa, può aiutarti nelle scelte, perché dove cadono le aziende è proprio quello di non fare contratti regolamentari, di sbagliare gli inquadramenti, di non farli regolari né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale, e questo può creare e portare svariate problematiche, per cui non solo il consulente ti aiuta a scegliere tra la forma di contratto che può essere più adatta a quel lavoro che si fa, sia anche in previsione futura, cioè quanto durerà il contratto e che obiettivi si pone, ma il consulente può aiutarti in tutti quegli adempimenti che il contratto si tira dietro, come possono essere per esempio il modello CUD per il lavoro dipendente o la pratica appunto di attivazione del voucher per quanto riguarda i voucher, o se pensiamo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i verbali. In generale un consulente del lavoro prende a braccetto le risorse umane dell'impresa e le porta verso una sistemazione, un inquadramento contrattuale preciso, senza ovviamente svenarsi sfruttando le agevolazioni, e accompagna l'azienda nella gestione delle risorse umane. Quindi direi una questione capitale, sia perché le risorse umane sono la parte più importante del bilancio di un'azienda, sia perché proprio le persone che lavorano in un'azienda sono importantissime per il nostro lavoro. Anche per non sottovalutare quanto sia importante, d'altronde, questo tema per tutti noi. Grazie mille Simone Carotti, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a tutto lo staff. Come ricordo, poi ogni esperto che abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi è anche contattabile per i singoli argomenti attraverso anche il sito www.altovalore.net. Grazie per averci seguiti e alla prossima settimana.